L'internazionalizzazione del brand è sicuramente una delle cose più importanti per quanto riguarda la situazione relativa, diciamo, a una squadra, ma soprattutto, diciamo, al panorama di una squadra. Perché parlo di questo? Perché parlo di internazionalizzazione del brand? Perché in un mondo come quello in cui noi ci troviamo oggi, cioè globalizzato, in cui le squadre di calcio sono conosciute, diciamo, da tutte le parti, insomma, in tutte le parti del mondo c'è una squadra di calcio, c'è un fan club di quella squadra di calcio. Se tu vai in Giappone e dici Juve, sanno che cos'è la Juve. Se tu vai in Australia e dici Juve, sanno che cos'è la Juve. Se tu dici vai negli Stati Uniti e dici Juve, sanno cos'è la Juventus. Quindi, in un momento in cui tutto sanno tutti di tutti, in cui l'informazione è resa pubblica e disponibile a tutti, in cui il web viaggia a 3 miliardi all'ora, voglio dire, in cui le notizie fuggono, in cui le persone, voglio dire, diventano sempre più fuggitive dal punto di vista proprio del soggetto, una squadra come la Juventus a questo brand deve pensarci così come ci pensa il Real Madrid, il Barcellona, così come ci pensa ovviamente qualsiasi altra squadra che ha l'obiettivo di dominare all'interno del, diciamo, settore calcistico e multimediale. Tanto tempo fa, quando la Juventus ha cambiato il logo, su questo canale si è detta una cosa molto interessante, che non so se ricordare, ma non credo perché è passato veramente un sacco di, cioè, è passato un sacco di tempo e molti di voi ancora non erano iscritti. Io ho detto, la Juventus non è più solo una squadra di calcio, la Juve è anche una società multimediale. Cosa vuol dire multimediale? Crea contenuti per il web, crea contenuti per la rete, crea contenuti per la televisione, hanno un settore merchandising comunque molto sviluppato e quindi non è più solo una squadra ma anche un'azienda. Tutto questo deve andare a sposarsi con l'inserimento all'interno della società di personalità adeguate. Perché è stato preso Cristiano Ronaldo? Ronaldo è stato preso semplicemente, oltre per questioni calcistiche, perché facesse da ambasciatore Juventus in ogni parte del mondo. C'è un giornalista, l'altro giorno, ha scritto una cosa molto interessante su Twitter, mi sfugge il nome di questa signora o di questo signore, adesso non ricordo, ha detto io vivo negli Stati Uniti da 20 anni per lavoro, da 20-30 anni per questioni di lavoro, e non ho mai visto una maglia della Juventus, ovviamente, addosso a un americano dai tempi di Del Piero, poi quando Del Piero si è ritirato c'era tabula rasa. È successo che ho rivisto le maglie alle americane della Juventus addosso quando c'è stato Ronaldo. Quindi Ronaldo ha portato un incremento non solo a livello di vendita maglietta, proprio il nome Juventus è andato a posizionarsi all'interno di un circolo di squadre che comunque prima era più popolare della Juventus. Basta vedere la crescita social network. La Juventus ha preso milioni di fan sui social network per quanto riguarda l'acquisto di Ronaldo. Immaginate cosa accadrebbe se la Juve in un contesto come questo, in cui sta crescendo, in cui vuole essere la squadra che domina di più, che interessa di più, che vende di più, me se presenta a Torino con Maurizio Sarri, con tutto il rispetto possibile e immaginabile. Ma voi immaginate che cosa potrebbe fare Guardiola alla Juventus? Cioè, immaginate anche a livello, lasciate perdere il campo, cioè, quella è la prima cosa, perché il campo è la prima cosa. Però provate a distaccarvi per un momento soltanto dalla situazione del campo e pensate a tutte le cose che derivano dal campo, quindi tutte le cose che porterebbe Guardiola alla Juventus, nuovi contratti, nuove sponsorizzazioni, appeal a livello internazionale per i tifosi, cioè gente che ha sempre seguito Guardiola andrà a seguire la Juventus, così come gente che ha sempre seguito Ronaldo è andata a seguire la Juventus. Avete idea di quanti portoghesi dall'anno scorso abbiano iniziato a seguire le partite della Juve, abbiano iniziato ad acquistare le magliette della Juve, ad andare agli shops della Juventus? Sono milioni, ragazzi, veramente. È una cosa impressionante tradotta in guadagno. E poi ovviamente l'appeal a livello di campioni, cioè essere, con tutto il rispetto, ribadisco, voglio rimetterla ancora questa frase, con tutto il rispetto, essere allenati da Sarri ed essere allenati da, voglio dire, Guardiola, sono due cose completamente diverse. Un giocatore come Mbappé, un giocatore come, non lo so, un grande giocatore che deve arrivare in una squadra, che deve scegliere uno come De Ligt, che è uno ambito, se vede che alla Juve c'è Sarri, se vede che alla Juve c'è Guardiola, aspetta un secondo perché io una qualche domanda me la faccio, nel senso, Guardiola mi dà la possibilità, si vede, di crescere di più, di giocare in un certo modo, di maturare e mi dà tante possibilità su tutte le cose, quindi crescere sia a livello umano che a livello psicologico che a livello, diciamo, tattico. Quindi è normale che se Guardiola dovesse arrivare alla Juventus sarebbe probabilmente l'acquisto più roboante, probabilmente anche più di Ronaldo, degli ultimi 50-60 anni della Juventus. Volevo sapere un vostro pensiero a proposito, cioè,
Ho cercato in questo video, mi rendo conto che l'inizio del video era un po', diciamo, fumoso, nel senso probabilmente molti di voi guardando il video avranno detto: ma Matt, che sta a dire? Cioè, sta a parlare di Juve, sta a parlare di altro? Lo so, stavo parlando di economia, però quando si parla di queste cose qui bisogna avere una solida conoscenza dietro e bisogna comunque avere anche la possibilità di uscire dal settore calcistico ogni tanto e di andare in quei settori di cui si occupano Agnelli, Nedved, Paratici, eccetera, eccetera. Quindi ho cominciato a parlare in quel modo per portarvi poi a questa conclusione qui. Agnelli veramente porta Sarri alla Juve, nonostante stia cercando in tutti i modi di accostarsi ai fatturati, alle potenzialità, al grado di popolarità di due, perdonate, di due colossi come Real Madrid e Barcellona, oppure porterà Guardiola? Nei commenti, fatemi sapere.